Ragazze, buongiorno. Oggi ci troviamo a parlare dei miei prodotti finiti nel mese di aprile. Non mi soffermo tanto sulle mie solite condizioni pre-piscina, che ormai conoscete bene. Ho un sacco di prodotti da farvi vedere, guardate quanti. E tra l'altro nel video ho inserito anche dei prodotti che non sono prodotti cosmetici, ma con cui mi sono trovata bene, quindi ci tenevo a parlarvene. E niente, prima di iniziare tutta questa carrellata di roba, due premesse. Allora, la prima, oggi facciamo un esperimento, nel senso che provo a parlare a tempo infinito e vediamo che cosa succede all'atto del caricamento su YouTube, perché mi era stato detto che una volta superati i 400 minuti di visualizzazioni, e io li ho superati grazie a voi, grazie. Il tempo a disposizione per ogni video aumenta, quindi in teoria non dovrei più avere i miei 15 minuti, ma dovrei avere la possibilità di caricare video più lunghi. Quindi vediamo che cosa succederà durante il caricamento. E niente, quindi speriamo vada tutto bene, altrimenti troverete poi il video tagliato e lo dividerò come al solito in due parti. Seconda premessa, volevo ringraziare Stefania, grazie per il suggerimento che mi ha dato a proposito del bere durante la giornata. Sapete, che ho acquistato, quel drenante di Optima che si chiama Optimax e niente, l'ho incominciato da 3 mattine. E niente, seguendo appunto il suggerimento di Stefania, mi sono comperata una di queste caraffe barattolo, appunto per essere un pochettino più invogliata a bere. Adesso ci ho messo dentro l'Optimax, però la utilizzo comunque anche nel corso della giornata. Una piccola anticipazione sul drenante. Allora, il sapore, se vi devo dire che è buonissimo, vi dico una bugia. Se vi devo dire che mi piace, vi dico un'altra bugia, però vi dico che quantomeno è bevibile. Poi ve ne parlerò più avanti. Comunque il prodotto si presenta come uno sciroppo, cioè ha la stessa consistenza di uno sciroppo, quindi io preferisco diluirlo in acqua perché l'idea di bere 35 ml puri di sciroppo proprio non mi va. Il sapore direi che è quello dell'amarena, di quegli sciroppi all'amarena che si mettono anche sulla granita. E quindi niente, riesco a bere un pochettino di più, grazie Stefania, e vediamo insomma come va. Scusatemi, allora niente, adesso partiamo con i prodotti perché ho già perso 3 minuti solo così incavolate. Adesso vi faccio vedere quello che ho finito nel mese di aprile. Primo prodotto. Eccolo qua, un idrolato. Questo è un idrolato di Dabba, una confezione da 100 ml che aveva un PAO di 2 mesi. Io avevo superato il PAO, adesso non mi ero segnata la data di apertura di questo idrolato acqua floreale, però sicuramente mi è durato più di 2 mesi, anche perché l'avevo alternato comunque anche con un altro tonico, per cui vabbè, insomma, utilizzandolo in combo con un altro prodotto ci metto sempre più tempo a finirlo. Allora, questo nello specifico era l'idrolato alle foglie di lampone selvatico. Adesso non ho più la confezione di cartone perché l'avevo buttata tempo fa. Comunque anche il pack del cartone era veramente molto carino. È un prodotto ottimo, certificato EcoCert. Questo nello specifico alle foglie di lampone selvatico a proprietà anti-age. La profumazione è piuttosto acidula, diciamo che molto vagamente può ricordare appunto l'aceto di lamponi. Non è acidula, però non è sgradevole, sicuramente non è un qualcosa di profumatissimo. Il prodotto è buono, mi sono trovata bene, non lo riacquisterò
Immediatamente, perché comunque ho altri tonici idrolati qui a casa e comunque è un prodotto buono e riciclerò sicuramente la bottiglietta di vetro anche per trasportarmi qualcos'altro. E uno è andato. Poi vi avevo detto che vi avrei inserito dei prodotti non cosmetici. Finito nel mese di aprile il mio Magnesio Supremo. Anche questo sicuramente è un prodotto che molte conoscono. Questo era il barattolone più grande da 300 grammi. Non serve che vi ricordi io le proprietà del magnesio. Io l'ho utilizzato soprattutto alla sera, diciamo per conciliare il sonno. Scusatemi, per favorire un buon sonno. Il magnesio ha mille proprietà, è anche un ottimo rimedio in fase mestruale, premestruale, insomma, i benefici sono mille. È un prodotto che ormai consumo da tanto per abitudine, diciamo che a livello di sonno, quindi di riposo, mi sento sicuramente aiutata da questo prodotto. Esiste anche in una confezione più piccola, che forse è quella che per comodità andrò a ricomprare. Comunque è un prodotto che anche durante questa fase di cambio di stagione mi sento di consigliarvi. Poi, finito questo solvente per unghie, finalmente di Deborah. Quindi un acetone leva smalto, qui la confezione da 120 ml dice al delicato profumo di mora, non è vero, sono contenta di averlo finito perché comunque puzzava, cioè comunque aveva un odore molto forte, esattamente come quasi tutti i prodotti per togliere lo smalto dalle unghie. Finalmente l'ho finito e questo nello specifico non lo ricomprerò perché non mi è piaciuto. Poi, scusate, sono rimasti attaccati due prodotti perché qua mi ha perso un pochettino la confezione. Allora, finito il detergente intimo di Antillis, trovato nel calendario dell'avvento di EcoBioBella, una confezione da 300 ml. Un prodotto appunto di Antillis, distribuito da Pierpaoli. Un detergente intimo delicato con estratti biologici di mirtillo e calendula, certificato AIAB. Di questo detergente si sente soprattutto il profumo della calendula, una profumazione molto delicata. Anche il detergente stesso è molto delicato, non mi ha dato problemi. Posso dire che è un detergente intimo che mi è piaciuto tanto. Poi, finiti i soliti dischetti di cotone, nello specifico qua è tutto appiccicoso perché il detergente ha perso un po' di prodotto. Finiti, dicevo, i dischetti di cotone di Cotoneve, in realtà non sono finiti, ma ho finito di travasarli nel contenitore che ho sulla specchiera, quindi nel portadischetti cilindrico. Dischetti buoni che fanno il loro lavoro, hanno un leggero bordo inspessito, direi delicati, normalissimi dischetti di cotone, come vi dicevo. Ne uso parecchi perché li uso sia per struccarmi che molte volte anche per mettere il tonico e niente, ennesima confezione di dischetti finita. Altro prodotto non cosmetico, questo è un prodotto che veramente ho comprato e ricomprato più volte nel corso dell'inverno e che mi sento di consigliarvi nel caso anche di qualche altro malessere passeggero in questa stagione. Allora, questo è il Poly Defense di Immunovis. Allora, è un prodotto che si acquista in farmacia o parafarmacia. Sono delle bustine orosolubili che possono essere utilizzate sia per gli adulti che per i bambini.
e servono a rafforzare le difese immunitarie. Allora, io questo prodotto lo prendo quando ho il raffreddore, perché non posso prendere diversi medicinali e comunque quando posso preferisco sempre optare per dei rimedi comunque più naturali. Allora, io lo considero veramente un prodotto strepitoso. Se ne assumono, diciamo, nelle fasi acute, come nel mio caso all'inizio di aprile, avevo ancora un forte raffreddore, se ne assumono 2 bustine al giorno. Si può sciogliere direttamente in bocca oppure come facevo io, in una tazza di acqua calda, quindi berlo a mo' di tisana. Questa volta il sapore è veramente gradevole, c'è scritto gusto frutta, e in realtà infatti non saprei dirvi nello specifico che frutto dirvi, ma una saporazione, scusate, ha un sapore fruttato e quindi molto gradevole, quindi nell'acqua calda si beve come una tisana. Quello che secondo me il prodotto che fa la differenza in questo integratore è la presenza di echinacea, che appunto dà una forte mano nel raffreddore, contiene anche astragalo, acerola, aloe e pappa reale. Quindi, come vedete, è un vero e proprio concentrato appunto per rafforzare le difese immunitarie. Vi dico, questo l'ho comprato e ricomprato più volte. L'avevo fatto comprare anche a mia mamma quando si è ammalata pure lei. E veramente prodotto ottimo. Vi dico, lo trovate in farmacia e parafarmacia, senza ricetta ovviamente. Poi finito, anche se non proprio finito, questo latte detergente di Green Energy Organics, un latte detergente illuminante anti-age ai fiori d'arancio e melograno, quindi specifico per pelli segnate dal tempo. Purtroppo non ho avuto la possibilità di provare come avrei voluto questo latte detergente, perché qui vedete la confezione, ma sono stata costretta a buttare praticamente tutto il contenuto. Il latte detergente, nonostante la confezione riporti la scadenza a maggio 2019, secondo me mi è arrivato già scaduto. Non vi dico da quale e-commerce per correttezza, però secondo me appunto il prodotto mi è arrivato già scaduto. Non ho ricevuto alcuna risposta alle mail che ho inviato appunto per avere un riscontro, fornendo anche il numero del lotto relativamente a questo prodotto. Quindi è un prodotto che non so giudicare, non mi è piaciuto come si sono comportati in questo shop, infatti sicuramente non acquisterò più da loro e niente, quindi questa confezione finalmente la posso buttare. Poi finita l'acqua ossigenata, questa nello specifico è di Primia, che compro nel mio supermercato qua sotto casa. In realtà utilizzo qualsiasi acqua ossigenata come colluttorio. Allora, questa non è un'invenzione, una fantasia mia, questo è un consiglio che mi è stato dato già da molto tempo dal mio dentista. Ciao Pierangelo, un bacio. E questo veramente è un colluttorio validissimo. La potete prendere oppure diluita in acqua, ovviamente va poi sputata come qualsiasi altro colluttorio. Va benissimo sia in caso di nevralgie, infiammazioni, sia come colluttorio da utilizzare quotidianamente, un ottimo disinfettante. Come sapete, l'acqua ossigenata costa una cavolata. L'unico inconveniente è che ha questo sapore leggermente amarognolo,
E vi dà una sensazione di lasciarvi come appunto una schiumetta dovuta appunto alla presenza dell'ossigeno, però secondo me questo è il miglior colluttorio al mondo. E niente, finita l'ennesima confezione di acqua ossigenata. Poi, finita una crema per il viso, questa crema di Forsan all'aloe vera che tenevo nel mio borsone della piscina, una crema viso da poche pretese, appunto la tenevo proprio per questo motivo da mettere in velocità finita la piscina, con acido ialuronico, qui dice effetto lifting naturale, 20% di aloe vera, la solita confezione di molte creme da 50 ml, probabilmente riesco a farvi vedere perché ne è rimasto un piccolo residuo, è fatta così. È come un gel, ha esattamente la consistenza di un gel, è trasparente, si assorbe subito, un buon prodottino senza troppe pretese, appunto la sua funzione di prodotto da sbattersi in faccia velocemente dopo lo sport la fa egregiamente e niente, è un prodotto che mi è piaciuto abbastanza. Poi, finite queste salviettine intime di Lactaseed, sono quelle che tengo in borsa, che utilizzo al bisogno sia per me che per mio figlio. Non c'è molto da dire, sono salviettine intime come tante, io ne consumo parecchie perché appunto tenendole in borsa sono un po' un prodotto jolly. Hanno una formula delicata con allantoina, ginecologicamente testate, ipoallergeniche, mi sono piaciute, non mi hanno dato alcun fastidio e mi sono piaciute, insomma. Poi, finite altre salviettine, cerco di andare veloce su questi prodotti, comunque diciamo che consumiamo tutte in gran quantità, non voglio perdere tempo a soffermarmi su questo e magari parlare un po' più diffusamente su alcuni prodotti che mi sono invece piaciuti di più. Dicevo, finite queste salviettine per le mani, per il viso, insomma, per rinfrescarsi di Sofidea. Queste credo di averle acquistate al Tigotà, non mi ricordo. Questa profumazione con aloe vera mi è piaciuta molto, un profumo appunto delicato, tenute anche queste in borsa per pulirsi le mani e rinfrescarsi il viso quando si è in giro, piaciute. Poi, finita l'ennesima confezione di questo tè di Everton, al gusto aloe vera e scorza di limone, è un prodotto ovviamente che trovate in praticamente tutti i supermercati, sono delle piccole confezioni da 10 bustine. Questo nello specifico mi è piaciuto tanto, a me piace molto il tè verde, ma questo nello specifico è proprio buono perché ha una sorta di retrogusto, diciamo amarognolo e agrumato, appunto dovuto al limone. Questo l'ho già comprato e ricomprato più volte. Se vi piace il tè ve lo consiglio perché è proprio buono sia a colazione che per una pausa nel corso della giornata. Poi, finite queste salviette, scusate, queste strip di Nivea, sono le stricette che tutte conosciamo per togliere i punti neri, non mi soffermo molto nemmeno su queste perché è un prodotto straconosciuto, secondo me per togliere i punti neri soprattutto nella zona T, qui ai lati del naso, sono le migliori che ci sono in commercio. Queste le ho comprate e ricomprate un sacco di volte. Le
le utilizzo non tutte le settimane perché fortunatamente ho pochissimi punti neri, sono dei cerottini appunto che si applicano o qua sul naso oppure sul mento o qui sulla fronte, insomma sulle zone dove ne avete bisogno, si applicano umide, si lasciano poi agire 15 minuti e quando si tolgono levano i punti neri. Piaciute, già ricomprate, le tengo sempre in casa. Poi, finita un'altra crema. Questa è un prodotto, questa è una crema veramente top. Allora, questa è la mia crema notte del cuore, come molte di voi già sanno. In realtà c'è un piccolissimo avanzo di prodotto che tra stasera e massimo domani sera andrà a finire, ma di fatto la confezione è già finita. La mia crema notte preferita, la crema notte anti-age, super nutriente e anti-rughe di Domus Solea Toscana, un prodotto certificato ICEA, una confezione di vetro da 50 ml, non a caso è la mia crema notte preferita. Perché dà un risultato veramente eccezionale. È una crema molto molto ricca di attivi, rimane bella bella corposa e super concentrata. Ciò nonostante la mattina non lascia poi alcuna traccia sul viso, anzi vi ritrovate la pelle veramente veramente liscia e nutrita. È un prodotto ricco di attivi, quindi è un prodotto molto pesante, diciamo. Non ho mai avvertito fastidi nella stagione fredda, però è una crema che magari, arrivando il caldo potrebbe risultare troppo pesante, anche se l'utilizzo che ne viene fatto è notturno. Adesso l'ho finita, andrò a valutare se aprire un'altra crema notte oppure, visto che ormai il caldo sta arrivando, utilizzare soltanto un siero. È un prodotto che assolutamente vale ogni centesimo che costa e che, se non adesso, più avanti con l'arrivo dell'autunno ricomprerò. Assolutamente valida, assolutamente super promossa. Finito questo detergente per il viso di Mossa, allora questo detergente è in una consistenza di crema mousse, in realtà più che altro è una crema, ha una profumazione veramente veramente ottima e delicatissima. È delicato il detergente stesso, fa una bella cremina, è buono da utilizzare sia da solo, quindi a mani nude, sia con il foreo, sia con il Clarisonic, sia con la spugnetta di cose della natura. È un detergente veramente veramente ottimo. È stato soppiantato soltanto dal mio adorato detergente di Alia, ma al secondo posto comunque rimane sicuramente lui. Una bella confezione da 190 ml, un altro prodotto certificato EcoCert. E dura veramente tanto. Questi sono prodotti che magari costicchiano un po', ma non sono prodotti che, insomma, finite in 2 settimane, hanno, insomma, una durata notevole. Come vi dicevo, si presenta appunto come questa cremina bianca. È veramente veramente eccezionale da utilizzare sia come detergente del mattino che come detergente della sera. Poi, finito questo doccia shampoo sport di Ecos, alla profumazione di menta biologica, altro prodotto certificato ICEA, sempre distribuito da Pierpaoli, acquistato da Tigotà, un bel tubone da 250 ml, sarebbe un doccia shampoo, ma io l'ho utilizzato come per farmi la doccia in piscina, perché comunque per i capelli preferisco usare sempre shampoo, sempre prodotti specifici.
veramente indicato quando si fa sport perché contenendo menta lascia poi una sensazione di freschezza, cioè si sente proprio la pelle fresca e profumata di menta quando si finisce la doccia. Mi è piaciuto tanto, questo sicuramente è un prodotto che andrò a ricomprare da tenere nel borsone della piscina. Oltretutto il prezzo è veramente ridicolo, credo che costi al di sotto dei 3 euro, 2 euro e qualche cosa per 250 ml di prodotto. Buono, mi è piaciuto, lo ricomprerò. Abbiamo quasi finito. Allora, finito questo contorno occhi labbra di Dottor Taffi, finito, devo dire la verità, soltanto perché l'ho passato a mio marito. Questo è un prodotto che mi era piaciuto tantissimo, provato in un campioncino. Quindi sulla scia dell'entusiasmo del campioncino ero poi andata ad acquistarlo. È un contorno occhi arricchito con acido ialuronico, olio di argan, o meglio un contorno occhi labbra, una confezione da 10 ml, che però appunto non sono riuscita a finire e avevo passato a mio marito. È un prodotto che non mi è piaciuto. Perché non, è un prodotto che non si assorbe né sulle labbra né sul contorno occhi, lascia la scia bianca, mi dà la sensazione appunto che non si assorba mai. Il profumo era veramente buonissimo, come la maggior parte dei prodotti di Dottor Taffi. Niente, non mi è piaciuto, gli avevo dato più di una possibilità, me l'ero anche infilato nel borsone della piscina, ma non sono riuscita a finirlo, e quindi niente, finito, ma non da me, da mio marito. Poi, finito questo prodotto su cui non mi soffermo perché vi avevo già parlato nel video sui promossi bocciati, questo filler biologico riempitivo rughe dei provenzali all'olio di rosa moscheta, finalmente finito. Era un prodotto che non mi è piaciuto e che avevo bocciato perché comunque è una cremina che non fa nulla di particolare, non è assolutamente riempitiva, è una cremina idratante, ma non fa nulla di che. Finita una delle mie adorate maschere in tessuto, questa è di Dizao, una maschera al collagene 3D, sempre col solito effetto Botox. Allora, questa nello specifico non mi è piaciuta particolarmente perché non ho visto sulla mia pelle un risultato così eclatante. Una maschera veramente enorme, cioè questa è la grandezza di un lenzuolo. Infatti, pur mettendola con il reggimaschera, mi ero comunque sdraiata, l'avevo tenuta in posa da sdraiata i soliti 15 minuti, perché era veramente impossibile stare in piedi perché vi arriva veramente proprio a coprire bene anche tutto il collo. Come al solito, queste maschere andrebbero utilizzate 5 giorni consecutivi e poi fatti i trattamenti un paio di volte alla settimana. Io non faccio la maschera tutte le sere, di questa ne avevo una sola. È un prodotto carino, ma che non mi ha entusiasmato. Finito un burro cacao, nello specifico questo di Sien, che si acquista a Lidl. Questo è nella profumazione classica. Il mio preferito in realtà è quello nella confezione gialla al latte e miele. Anche questo è molto buono, una profumazione delicata, un buon potere idratante. Lo uso varie volte nel corso della giornata. Anche questo è il terzo o quarto che finisco. Da alternare appunto con quello giallo al latte e miele, mi piace sempre molto. Mancano le ultime due cose. Allora, io non tengo mai campioncini, le confezioni di campioncini perché veramente altrimenti verrebbero video troppo troppo lunghi, però questo l'avevo tenuto perché
Volevo parlarvi di questa crema idratante e matificante per pelli miste e grasse di Tata Harper. Allora, questo era un campioncino che avevo trovato in un ordine fatto, non mi ricordo dove. Allora, questa crema, il campioncino contiene 1 ml di prodotto e quindi io ci avevo fatto con la quantità di questa bustina tutto il viso. In realtà mi sono resa conto che poi forse era pure troppo, perché ricordo quel giorno poi di aver sentito la pelle poi per parecchie ore, come pesante, come se il prodotto fosse troppo, troppo grasso, troppo ricco per la mia pelle. In realtà, l'effetto fantabolante poi l'ho scoperto quando la sera sono andata a struccarmi, a fare la mia solita routine della sera. Sono rimasta veramente sbalordita dal risultato che avevo sotto, al make-up, nel senso che la pelle era veramente morbidissima, sembrava più compatta, più riempita, più nutrita, più liscia. Cioè l'effetto di questa crema è stato assolutamente eccezionale e lo attribuisco solo a lei, perché gli altri prodotti della skincare non li avevo cambiati. Quindi, questo è un prodotto fantastico da utilizzare probabilmente in quantità veramente, veramente minima, ma è eccezionale. L'unica pecca di questo prodotto resta il prezzo. Adesso nello specifico non ricordo quanto costi, poi vado a cercare il prezzo, ve lo lascio nell'info box. Comunque questo è assolutamente eccezionale. Allora, ultimo prodotto e poi veramente ho finito di stressarvi. Questa maschera peel off alla passiflora di Montagne Jeunesse. Allora, questa l'avevo comperata all'Ipercop, è una maschera peel off, quindi vi lascia questo strato. La maschera va lasciata in posa 20-25 minuti e poi quando si forma la pellicola va tolta. Allora, è una maschera pessima che assolutamente non ricomprerò più. Appena applicata, quasi immediatamente mi ha fatto bruciare tantissimo gli occhi. Ma veramente una cosa allucinante, sebbene io non sia andata vicino al contorno occhi, ma sia rimasta comunque abbastanza lontana, faceva bruciare tantissimo gli occhi. Vedo adesso infatti l'alcol al secondo e al terzo posto dell'INCI, ecco che cos'era, ecco qual era l'ingrediente maledetto. Effetto peeling neanche troppo eccezionale. Assolutamente bocciata, non la ricomprerò. Finito con i prodotti finiti di aprile, il video è venuto bello lungo. Speriamo, come vi dicevo, che YouTube finalmente mi faccia diventare. Ragazze, vi chiedo scusa, mi sono accorta che YouTube poi mi ha, non YouTube, il mio telefono mi ha tagliato il video, quindi i saluti finali erano rimasti esclusi. Vi mando un saluto e alla prossima, sperando nel frattempo di diventare un po' più brava nei montaggi. Ciao a tutti, un bacio.